Sono state grandi le emozioni che ha vissuto il pubblico davanti alla straordinaria esibizione del pianista non vedente Gianluca Casalino e del violinista Davide Alogna, protagonisti di un evento speciale nel contesto della stagione musicale La Voce di Ogni Strumento. Un concerto al buio, vissuto sulle note della grande musica classica, eseguito e fruito dal pubblico nella totale oscurità all'interno della gremita chiesa di San Francesco a Grosseto. Con Davide abbiamo subito trovato la dimensione giusta, che è quella del semplice ascoltarsi. Dimensione che appare scontata, ma in realtà non è sempre così, perché spesso ci si distrae da questioni visive. Invece abbiamo trovato la chiave di lettura, la più semplice, che dovrebbe essere quella di un musicista, cioè ascoltare e ascoltarsi. E con questa chiave abbiamo subito costituito un buon insieme, insomma. Quindi è stato tutto straordinario. Che cosa significa suonare come lo fa lei? Non si può nascondere il disagio che la minorazione porta, però c'è anche il vantaggio di creare con la musica stessa un'intimità, un'astrazione, una profondità che una vera e la distrazione della parte visiva rende più facile, più intensa, più bella, secondo me. Quindi io con la musica ho osservato questo rapporto proprio intimo, proprio diretto, e che non ha bisogno di altro, se non quello di viverla. È un'altra peculiarità, perché colui che trascrive le partiture in braille. Quello musicale della Biblioteca Italiana per Ciechi, che io coordino, e ha fatto veramente tanto repertorio e lo mette a disposizione anche a ordini dalla Cina, dall'America. Rende possibile questo sogno, che è quello di professare la professione di musicista. Come si suona? Si suona sentendo dentro di sé la musica, senza pensare a tutto ciò che è intorno, questo. E sono stato fortunato perché ho avuto un partner che mi ha veramente guidato in questo viaggio musicale in una dimensione che ovviamente non ci appartiene, perché la musica oggi è legata continuamente a delle immagini. Quindi siamo andati all'essenza della musica. Ho visto una chiesa stracolma di gente, un concerto diverso rispetto a qualsiasi altro. Assolutamente, ti mette alla prova, perché sei sempre abituato a guardarti anche le mani quando suoni. Qui eravamo totalmente in assenza di qualunque riferimento.